Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia, versione giapponese, perché oggi è tornato il cipollino. Ebbene sì, Onion Knight riceve la sua Arm Burst, la sua Arm LD, e abbiamo la possibilità di giocare il nuovo capitolo di gioco. Andiamo subito intanto a prenderci i premi della Choco Board che ci è stata data. Come potete vedere, noi, avendo già completato tutti i capitoli dei vari archi, abbiamo completamente già in saccoccia. Quindi 1, 2, 3. Vi ricordo che questi premi si ottengono in base al completamento dei vari capitoli, dei vari archi narrativi di storia. Quindi se non avete avuto ancora la possibilità, completate la storia, almeno i primi due archi, e riceverete le ricompense. Nel frattempo vi faccio vedere anche l'ottenimento dei vari premi in base ovviamente al tris. E poi ci sono le altre chocoboard, ok, questa l'avevamo fatta, e l'altra penso pure, ok, quindi tutte le chocoboard già sono state fatte, e abbiamo preso un sacco di token X. Questa è una cosa molto molto buona. Altre notizie, ok, i saldi ancora, e vabbè, il costume di Onion Knight che viene rimesso praticamente sullo shop. Allora, cosa dobbiamo fare oggi? Oggi è un video molto breve, in realtà. Ci sono gemme che dobbiamo recuperare. Ah, quelle di Ramu, ok, perché io Ramu comunque l'ho completato. Questi sono tutti i premi del capitolo, la Lufenia, eccetera, eccetera. Che faremo ovviamente questa sera in live, quindi vi aspetto stasera in live su Twitch, sempre alle ore 21, per fare il capitolo tutti quanti insieme e soprattutto parlare anche di Onion e parlare di tutto ciò che riguarda il nuovo gioco, perché vi ricordo che grazie agli aggiornamenti che abbiamo effettuato ieri abbiamo diverse novità che sinceramente sono molto molto interessanti, ovvero la percentuale degli HP che verrà mostrata sui nostri avversari, la capacità di poter vedere il danno totale effettuato dai nostri alleati con multi hit, per farci comunque anche un'idea della loro potenza e non fare dei calcoli approssimativi. Quindi queste sono veramente cose buone che sicuramente aiuteranno. Le percentuali soprattutto aiuteranno nelle Lufenie per i vari counter e per tutto quello che ovviamente ci interessa sapere durante il combattimento. Ma comunque andiamo alla zona calda. Abbiamo le free multi, abbiamo una free multi a disposizione sia per il primo banner che per il secondo banner, dove avremo anche la LED di Gao a disposizione, e poi per gli altri banner invece nada. Possiedo anche 23 ticket che possibilmente tireremo giusto per così, una sorta di scaramanzia, mettiamola così, ma diciamo che fondamentalmente di Onion mi interesserebbe la LED. Non cerco la sua burst, non è ciò che mi interessa
al momento. Preferisco decisamente la LD, anche perché è molto utile come call ability, potrebbe essere veramente veramente utile, però per il resto, nothing. Allora, facciamo prima la multi qui, dove tra l'altro LD di Gao, un personaggio che comunque non ho, e che non mi interesserebbe perché avendo Gai adesso, sinceramente, Gao non mi interesserebbe proprio, ecco. Anche perché dovrei costruirlo da zero e sinceramente non mi andrebbe. Poi c'è l'Isai, che è un'altra che mi manca, che mi piacerebbe comunque magari ottenere. Sazz ce l'ho completo e come vi ho detto prima, Gao non è nei miei, diciamo, non è nei miei target. Però free multi ovviamente non si come dire, non si nega a nessuno. Orba azzurra, quindi già partiamo abbastanza male. Vediamo la robaccia che otteniamo da questa free multi, che tra l'altro che è una monoro, sì, penso sia una monoro. Bene, con una bella 15 di Saz. Le free multi per me sono una garanzia, sono veramente veramente una garanzia. Seconda free multi, vediamo un po'. Bene, anche qui una bella cagata. Ovviamente niente di niente, anche in questo caso. Beh, sono felice. 15 di Onion. E Cater, anche qui effettivamente ci sarebbe Cater, di cui non possiedo nulla. Qui ci sarebbero Ca no, vabbè, solo Cater perché Snow ce l'ho completo. Onion in realtà ce l'ho completo, ma non maxato. Quindi sarebbe l'unica cosa che potrebbe interessarmi. Andiamo giù anche con i Diget, visto che tanto abbiamo la possibilità. Ripeto, l'unica cosa che mi interesserebbe è la LD, quindi non mi interesserebbe altro fondamentalmente di Onion. Quindi. Poi, avendo la possibilità comunque di fare altri ticket, sicuramente stasera ne tireremo altri. Anche perché adesso, avendo inserito la possibilità di fare il capitolo direttamente in hard e prendere i completion anche dalla modalità normal, quindi completare gli stage in hard ci darà la possibilità di prendere le ricompense, quindi molto comoda questa cosa. Ci sbrigheremo decisamente prima. Perché non abbiamo bisogno di fare il capitolo tutto in normal e poi in hard, ma questo sarà qualcosa che già ho. Ex di Onion che già possiedo. Però fare i capitoli direttamente in hard mi farà risparmiare veramente parecchio tempo. Farli direttamente in hard, prendere le ricompense. Ex di Cater. Non ce l'avevo, bene. Ex nuova. Sono contento. Anche la ex di Snow, what the fuck? Che però vabbè, Snow già ce l'avevo, quindi non mi interessa più di tanto. Non mi interessa più di tanto. Ultimi ticket. Ecco, qui si è impallato. Ultimi due. Beh, in 20 ticket ho trovato praticamente tutte e tre le ex. Potrebbe anche essere un risultato decente per un giocatore soprattutto nuovo, però non abbiamo trovato ciò che ci interessa. Potrei effettivamente prendere i ticket dei token, ma in realtà non mi interessa scambiarli adesso.
Quindi io direi che per il momento è tutto. Vi ringrazio al solito per essere stati con me. Vi aspetto stasera per farci il capitolo insieme, la Lufenia, tutte le varie robe e poi successivamente magari avendo la possibilità di tirare qualche ticket proveremo ad ottenere la LD di cipolla. Quindi per il momento è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo stasera.